Buonasera, oh, benvenuti. Buonasera, buon finalmente ce l'abbiamo fatta. Buon San Valentino. Quel piccolo ritardino canonico solito, sì. E che a noi, di cui noi abbiamo bisogno per sistemare l'audio, le cose. Sì. Ci no, servono. Dai, l'ultima volta eravamo partiti puntuali, anche quella prima. Sì, però voi non ve ne accorgete, ma qui abbiamo rifatto però, tutto. Però, no, guarda, facciamo così. Se voi andate su Instagram di Radio Biancazzurra, vedete la storia, che abbiamo rifatto tutto lo studio, più ampio, più bello, più sì, soprattutto girato tutto. Pulito, sistemato. C'è un profumo di pesca, sì, vero? C'è un profumo di pesca, proprio profumo di pulito. Va bene, buon San Valentino a tutti, spero che non stiate guardando il Milan perché tra l'altro sta anche vincendo. Meno male. Purtroppo vince. No, scherzo. Perdonami. No, quando si gioca in Europa si tifano le squadre italiane. Appunto. Scusa. Va bene. Quella di fianco a me purtroppo è milanista, cosa devo fare? Va bene. Allora, dai. Abbiamo tante cose da raccontarvi perché è stato un weekend pregno di cose, di eventi, e poi abbiamo anche due ospiti addirittura, sì, due non ospiti uno, ma ben due. Bellissimi. Ben due. Belli, giovani e ai tanti, giusto? Sì. Ho detto giusto? Hai detto giusto, okay. Va bene. Belli, allora, giovani e tanti e bravissimi. Bravissimi, sportivissimi. Okay. Sportivissimi, ok. Vi faranno innamorare. Infatti. Giusto, ci sta, certo. Ci sta. Non possiamo attaccare il telefono, peccato, se no penso quante chiamate arrivavano. Però potete scrivere, scrivete. Scrivere, oh, quanto sì. Sei buono, quanto sei bello, quanto sei gnocco. non a me, io purtroppo ho dato. Agli ospiti. Purtroppo ho dato settimana scorsa, ormai ho passato anziano, 50. Ormai. Esatto. va bene, però potete scrivere a lei, potete riempirla di complimenti. Sì, è sempre singola, la ragazza sì, qua, sì, qua sì. Di fianco. Dai, andiamo avanti, forza. Va bene. Dai, andiamo, partiamo subito con la vista. Sì, facciamo un partiamo subito con la vista, poi tu una certa te ne vai e partiamo col primo ospite. Sì, dai, vai. Veloce. Vai tu. Allora, che sai leggere giovedì bene. 9 febbraio ha giocato la mista amatori. Esatto. A Bovisio. Allora, girone silver mista buonasera, amatori. Buonasera Lucrezia. Ha scritto sì, la Lucrezia. Lucrezia. Un saluto. Virtus Bovisio Ascol Triante 1-3. Giovedì 9 febbraio abbiamo giocato la terza partita del girone silver. Come al solito partiamo male, prendendo un po' di punti, ma riusciamo a combattere punto a punto fino a vincere 29-27. Secondo set entriamo più concentrati e riusciamo a rimanere in vantaggio per tutto il set. Terzo set, il coach Paolo decide giustamente di cambiare un po' la formazione. Purtroppo facciamo parecchia fatica e nonostante il coach abbia fatto qualche cambio verso fine set, perdiamo 22-25. Quarto set, fuori discussione, riusciamo ad essere concentratissimi, lasciando per un bel po' gli avversari a tre soli punti. Nonostante qualche cambio, il set termina 25-8. Bravi tutti, la marcia verso la vittoria continua. Bravissimi, brava Lucrezia. Il suo messaggio brava, grazie che scrivi sempre tanto. Esatto, tanto e soprattutto scrivi il giorno, tutto la data, bello preciso, l'orario, fantastico. È una donna. È una donna, bella precisa. Va bene. Sarà della Vergine anche lei, probabilmente segno zodiacale, non so, glielo chiederemo. Va bene. Che segno sei, Lucrezia? Scrivicelo. Vabbè, non c'entra, le donne sono precise, quasi ecco, tutte. Non è perché, non è il segno. Allora, adesso zodiacale. Io me ne vado. Tu te ne vai. Lasciamo io il posto. Chiedo alla regia di lasciarci un gingolino, io vi presento il nostro ospite sì? Particolare. Perché me lo dai a me questo? Sì.
siamo. Scusate, vedo tutto buio. Stavo avvisando i nostri spettatori da casa. Vabbè, intanto abbiamo qua il nostro ospite Valentino. Ciao Vale. Ciao, ciao Mimmo. Allora, voi siete abituati a vedere Marco Colaianni. Lui è Valentino Colaianni, il figlio di Marco, che anche lui si occupa di judo. Dietro siamo bui perché hanno appena spento il campo da calcio, quindi hanno finito gli allenamenti e quindi giustamente è finito. Magari se ci mette la palestra o la regia, magari c'è un po' di luminosità o qualcosa dietro. Vabbè, sembra una testa fluttuante adesso. Comunque, benvenuto, benvenuto. Avevamo detto prima che era bello, non so se sembra senza braccia, guarda che. adesso siamo tornati, ok. Bellissimo. Scusate, è il bello della diretta. Allora, Vale, non sei qui a caso, sei qui per due motivi. Uno perché ti chiami Valentino, quindi tanti auguri. Grazie. Buon onomastico e anche il compleanno. No. Che tanti fanno il compleanno anche nel giorno dell'onomastico. E due perché c'è tanta roba di judo da parlare. Sì, settimana tanta. Tuo papà ha fatto di tutto di più in questo weekend. Cioè, adesso magari lo raccontiamo insieme, oppure lo racconti tu addirittura, però io prima volevo farti delle domande. Allora, delle domande, volevo chiederti delle cose. Prima di tutto, delle cose belle che hai fatto, tipo un terzo posto in dove? Allora, ho fatto terzo posto alle qualifiche di Coppa Italia, esatto. Senior. Io sono primo anno senior ed è una categoria che spazia dai 20 fino ai 35 anni. Ah, quindi è stato un primo posto, cioè un terzo posto molto, molto, molto bello, visto che è il primo anno in questa nuova categoria. Però tu quanti anni hai intanto? 20. 20, quindi. Quindi praticamente sarebbero come gli open nel calcio, noi abbiamo gli open. Cioè sì, esatto, è la categoria senior la mia. Ok. Poi è stato molto impegnativo, anche perché venivo da una settimana stressante, perché ho fatto due esami in università, uno martedì e l'altro venerdì, bravo, il giorno prima della gara, tra le altre cose. Questa era la domanda successiva che ti volevo fare, era appunto chiederti che cosa studi. Allora, cosa io studio scienze dei servizi giuridici nel Dipartimento di Giurisprudenza di Micocca. Ah, però, è un cervello anche, oltre che essere un combattente e uno sportivo, ha anche un cervello, ragazzo. Bravo. Quella settimana ho dato diritto commerciale e diritto penale, due materie difficilissime. Ah beh, però dai. Esatto, e infatti lunedì ho dovuto avvisare in palestra che non sarei andato ad allenarmi perché stavo studiando, ma comunque sono riuscito ad allenarmi a casa la sera tardi. Sessione di esami finita. Ragazze, è libero alle sessioni di esami finite, quindi non so, adesso sei fidanzato? No. Non è neanche fidanzato, quindi è un bel ragazzo, sportivo, studioso, intelligente. Oggi è San Valentino, come si fa a non innamorarsi di Valentino, appunto? Va bene, comunque appunto, se volete insomma campinarlo un attimino, iscrivetevi a judo, lui è qua, insegna anche i bambini, giusto? Sì, dai, infatti, una mano al papà, giusto? Sì, do una mano a papà, poi ogni tanto ci dividiamo il primo turno e io insegno a terra e lui in piedi. Ah, ok. Sì, perché a terra è un po' la mia specialità. Ma infatti ho visto un paio di video che sei sempre per terra. Sì, sono sempre a terra perché mi riesco a districare meglio. Va bene. Altra cosa che ti volevo chiedere, appunto, tuo papà ha vinto un premio, giusto, Vale? Mi correggi, ha fatto qualche... Sì, questo weekend io ero in sedia, Lo so che sei... Scusami, so che tu sei qua e parlo di tuo papà, è che tuo papà lo vedo sempre, mi rompe sempre le palle, quindi se non parlo di lui dopo magari mi sgrida, quindi ne approfitto che ci sei tu. Sì, assolutamente. Che cosa ha fatto sto buon uomo qua? Che cosa ha fatto? Invece di stare a casa a guardare la televisione. Il sabato è andato con i ragazzi alla gara e li ha seguiti lui. Sì. E hanno fatto tutti un buon risultato, si sono impegnati e siamo molto contenti. Poi invece la domenica aveva lui la prima gara del GP Master, quindi in Lombardia, in un paese sperduto all'interno della Lombardia, era a un'ora da tutto, abbiamo controllato su Google Maps, era un'ora da Monza, un'ora da Milano, a un'ora da Brescia, un'ora da Bergamo. E quindi era nel cuore della Brianza. Era nel cuore della Lombardia. Della Lombardia. All'interno, proprio bisognava scavare per trovarlo questo posto. Va bene. E lui è arrivato, ha partecipato come atleta, io l'ho seguito in sedia, ho dato delle istruzioni, l'ho seguito nel riscaldamento e poi lui ha fatto il suo, si è impegnato, ha fatto dei bellissimi incontri.
è arrivato in semifinale dove ha incontrato un signore che conosce, con cui è amico, quindi ha avuto un attimo di difficoltà anche nell'approcciarsi al combattimento, ma è riuscito a vincere. Ah, bene. E ha combattuto in finale contro questo signore bravissimo che, devo essere sincero, penso che farei fatica anch'io, perché nonostante comunque l'età riesce a tenere una forma fisica tale che gli permette sempre di arrivare al primo posto. Ah, ok, quindi è un campione nato, sì, un judoka nato, cioè insomma. Il papà è riuscito addirittura a portarlo alla fine dei 3 minuti, quindi ha combattuto 3 minuti benissimo, poi purtroppo è stato colto di sorpresa da una delle tecniche di cui è specializzato questo signore, e quindi ha avuto purtroppo... Ha avuto la peggio su papà. Sì, esatto, ha avuto la peggio e va bene. Non è riuscito ad andare, è arrivato secondo. Quindi... E quindi è arrivato secondo, cioè, tanta roba comunque. Come... Sì, assolutamente. Ma e questo signore, abbiamo il nome anche di questo signore? Sì, si chiama Mascherucci. Mascherucci. Complimenti a Mascherucci. E quanti anni ha Mascherucci? L'età di papà più o meno? Sì, più o meno l'età di papà, 50 anni. Sì. Ah, una cinquantina, ok. Sì, perché papà è primo anno nella sua categoria. Ah, ok, va bene. Allora, facciamo così. Visto che sei qua tu, io ne approfitto. Certo. Se tu ci leggi questo qua che ha scritto papà di quello che è successo con i ragazzi questo weekend. Guarda, sì, certo. Questa roba qui, da qui a qui. Se ce lo vuoi leggere tu, se no lo faccio io. Assolutamente. Intanto magari facciamo andare anche le foto dei ragazzi, di quello che è successo, insomma. Vai pure, Vale. Weekend impegnativo. I ragazzi, impegnati a Segrate, ottengono un bel risultato complessivo con Claudio, medaglia di bronzo su oltre 20 ragazzi. Mette in mostra un bel judo. Jason e Marta, anche loro medaglie di bronzo, con grande caparbietà ottengono un bel risultato. Dalila, che sta facendo un percorso tecnico di crescita, anche lei terza con merito. Leonardo, anche lui in categoria con oltre 20 ragazzi, arriva quinto. E pensare che lui in categoria è il piccolo sia di età che di peso. Ok. Dharma e Sebastian, alla loro prima esperienza, si sono divertiti in questa nuova situazione. Poi è arrivato il momento del coach Marco, che nella prima prova del Grand Prix Master Filchkam arriva secondo con tutti i Ippon fino alla finale, perdendo poi in un incontro combattutissimo a 20 secondi dal finale con il forte atleta della rappresentativa del Lazio. Che è quello che ci hai raccontato tu, esatto, prima, praticamente. E poi, per finire, a Segrate in competizione anche le piccole Angelica e Annalisa, che arrivano terza e quinta con grande impegno e divertimento. Bene. E dice anche una foto tua del tuo terzo posto alla Coppa Italia. Esatto. Giusto, si chiama Le qualifiche per la Coppa Italia. Sì, quindi adesso ci sono 2 gare. La prima vittoria Veneto questo weekend e parto venerdì. E sto via tutto il weekend e poi parto per Roma sempre venerdì, quindi non ci sarò 2 venerdì consecutivi purtroppo. E purtroppo. Purtroppo perché non riesco a essere presente agli allenamenti dei ragazzi. Ci pensa papà, qualcuno ci pensa ai ragazzi comunque, non è un problema. E quindi parto venerdì in entrambi i casi, perché il peso in queste situazioni viene svolto il giorno prima. Quindi vedete, allora, cioè adesso ve lo dico a voi a casa, vedete che bello, cioè l'ascot alla fine, l'ascot, il judo, vi permette anche di viaggiare, perché questo va a Roma, va di qua, va di là, va di su, va di giù. Il padre era nell'entroterra della Lombardia, nessuno lo trovava, lo cercava, non lo trovava nessuno. Insomma, io darei, non so cosa darei per essere in un posto dove nessuno mi trova, cioè, non puoi capire. Vabbè, no, quindi bello, cioè bello tutto, io vedo che sia tu che papà vi divertite con i bambini e poi appunto ne approfittate per fare le vostre esperienze, per fare i vostri combattimenti, si può dire sì, così, sì, un combattimento il vostro, lo sport che a voi piace. Quindi ragazzi, non è per sponsorizzare il judo in ascot, ma era per sponsorizzare Valentino, nel senso che è un bel figliolo, quindi era per le ragazze, no non è vero, sto scherzando. È un po' tutto per raccontarvi quello che siamo noi in ascot, che non c'è solo calcio, pallavolo, c'è anche il judo oltre le bocce e la ginnastica antalgica, si può dire antalgica o la ginnastica per adulti?
come, no, perché dopo mi dicono, se dico anziani mi sgridano, cioè tu non puoi capire, devi stare attento a quello che dici qua in ascolto, perché sennò ti bacchettano subito. Va bene, allora, Vale, io ti ringrazio, grazie per essere venuto e salutami papà, salutami tua sorella Aurora, che era una conduttrice anche lei di Radio Biancazzurra, l'ha fatto per un periodo, poi giustamente anche lei ha i suoi impegni sportivi e di studio, quindi come Martina del resto non sempre riescono ad esserci. E quindi se vuoi dare gli orari degli allenamenti del judo, certo. Se te li ricordi, se certo, non certo, so. Assolutamente. Allora, il martedì facciamo dalle 6:30 fino alle 8:30 judo e poi dalle 8:30 alle 9:30 facciamo difesa personale. Mentre invece il venerdì... La difesa personale, ragazzi, la difesa personale è una bella cosa. È che veramente io non ho tempo, se no mi sarei iscritto anch'io, ma non tanto per... È perché ogni tanto voglio di dare qualche schiaffo a qualcuno. No, non è vero, non è vero. È una bella disciplina, una bella cosa. Ne ho parlato tanto con tuo papà, me l'ha sponsorizzata molto. Mi ha fatto vedere anche qualcosina, un attimino, insomma, me le date. È anche un buon momento per tenersi in forma, perché i 15 minuti che tengo io di riscaldamento spesso facciamo anche degli esercizi apposta per allenare le gambe. Sì, quindi sì. Se volete tenervi in forma, la difesa personale è anche questo un buon motivo per tenersi in forma. Il venerdì invece, per concludere, facciamo dalle 6 alle 9, quindi dalle 6 alle 8 facciamo judo, 2 ore, e poi fino alle 9 difesa personale. Bene, bello. Grazie Vale, grazie a te. Ti saluto, adesso la regia magari ci sfuma, manda non so, un qualcosa, un jingle, che cosa, e magari ritorno o col prossimo ospite o di nuovo con la Valeria, adesso certo. Vediamo, andiamo avanti. Grazie, grazie, sei fantastico. Grazie a te, grazie e complimenti davvero. Grazie mille Vale. Siamo tornati? Siamo tornati? Siamo tornati noi? Ah, va bene, va bene, va bene. va bene. Va bene così. Siamo pronti, noi siamo pronti. Andiamo avanti un attimino anche per mandare a dormire i bambini con la nostra scaletta. Sì, io avrei fatto... E richiamiamo poi subito... Io farei il venerdì ospite. E poi partiamo... Va bene, dai, finiamo il venerdì. Poi richiamiamo il nostro ospite che... Per i bambini, un attimino, li teniamo qui, sì. È utile anche per i bimbi. Va bene, dai. Allora, andiamo così, con la seconda divisione maschile. Sì, venerdì, venerdì sera. Asco 3, Merate 0, partita di livello bassissimo. Vinciamo facilmente contro una squadra poco competitiva, giocando però malissimo. Partita destabilizzante che fa decrescere. Non è vero, dipende di lì. Può essere anche che... Va bene ogni tanto anche vincere con il minimo sforzo, va bene anche quello. Cioè, qua se non sbaglio avevi fatto tu una bella foto. Ci sta, sì, il commento ce l'abbiamo, ma viene dopo, viene subito dopo, è su Telegram. C'è una foto di qualcuno in battuta della prima divisione, della seconda divisione maschile, ragazzi. Ah, c'era anche di più. No, della seconda divisione c'era forse Mario che faceva no? Faceva una papera, ma no, non l'ho inviato a nessuno quello, me lo sono tenuto no, per me. Quella chi è allora, scusami? Okay. Chi è? Non lo so se è Mario. Ah, però guarda come bello, sì, come vola. È bravissimo, ma che elevazione. Comunque. Andiamo avanti. Sempre col volley. E qui c'è il famoso video, no? Che ha fatto Michele Sala del volley. Esatto. Dell'Open Eccellenza. Dell'Open Eccellenza. Non l'ha fatto Michele Sala, ma l'ha fatto la Michela Rocco. Ah, la Michela Rocco. È giusto dare i meriti alle persone che fanno le cose. Michela, va bene. Michele ce l'ha inviato, però in realtà l'ha fatto la Michela ed è stata bravissima. Grazie Michela, faccene ancora, te l'ho già detto quando ti ho incontrato ieri sera. Va bene. E quindi...
Allora, la seconda, dov'è? La... Volley Lazzate o volley per eccellenza? Lazzate. 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 Ok, dai, vai. Open eccellenza 0-3. Buona vittoria per finire il girone. Purtroppo la prima in classifica perde clamorosamente contro la terza, condannandoci al quarto posto e girone play-out. Ora si lotta per tenere la categoria. Ma sì, lottiamo per tenere la categoria, ma facciamo qualche partitella in più. Che c'è di male? Non c'è niente di male. Ce l'abbiamo il video? Eccolo. Si vede un po'... perché l'avete fatto in verticale. No. Ah, beh, perché sì, è verticale. E quindi... si vede solo il soffitto. Si vede il soffitto, però era peccato perché era bello. Però vabbè. No, va bene, però, aspetta, dai. Se siete curiosi di vedere questo video, sì, andate sempre sulla pagina Instagram di Radio Biancazzurra, che c'è un bel reel con tanto di musica, musichetta, ed è bellissimo da vedere. Tra l'altro ho ricevuto tanti like e tante visualizzazioni questo video. Va bene. Senti, ma se noi balzassimo invece di fare tutta la prima divisione, eccetera, balzassimo col nostro ospite. Abbiamo il video. Sì, ecco, guardiamo il video. L'abbiamo messo giusto. L'abbiamo messo in verticale. E quindi. Ma perché tu, vedi, Giangio, tante volte i video vanno fatti in verticale per Instagram. Per Instagram vanno fatti in verticale. Per la radio vanno fatti in orizzontale. Sono due cose diverse. O per la TV vanno fatti in orizzontale. Però vabbè, è bello lo stesso da vedere, perché guarda, ha fatto tutti gli effettini, accelera, rallenta, fa, vedi, riprende, riparte. Bello, bello, bello. Brava Michela, brava Michela. Stavi dicendo? E se facessimo un balzo alla, chiamiamo il nostro secondo ospite bellissimo? Io me ne vado e parlate dei big small, così facciamo i piccoli. Per me non c'è nessun problema, se è d'accordo la regia, per me va bellissimo. Regia, vi sconvolgiamo, passiamo al calcio big small. Ma non mi entra gli auricolari nell'orecchio. Esatto. Eccoci qua. Sorpresa, è arrivato il nostro ospite, lui è Big Matte Matteo Cantù. Sono lui, lo conoscete tutti in Ascot perché ormai lui segue tutte le squadre, perfino le Open. No, mancano solo le Open, però tante volte dà anche una mano a Top Junior, mi serve per qualche consiglio perché lui sa tutto, è fantastico quel ragazzo qui. Non esageriamo. Intanto quanti anni hai per far capire alle persone quanto sei giovane. 28, beh, neanche giovanissimo, ah 28, 28. 28. Sono... Quanto sei giovane, quante cose fai e quanto è bello, però è fidanzato. Quindi... Sì, no, beh, bello. Però piace qua invece di festeggiare San Valentino. Perché ero in campo fino a 10 minuti fa e quindi... Ah, perché lavora. Prima il lavoro e poi l'amore. Bravo, bravo, è giusto. Sì, se ne farà una ragione. Assolutamente, se ne farà una ragione. Se ne farà una ragione. Come se ne fa una ragione mia moglie, come se ne fa ragione. Questo è, quando hai degli impegni, esatto, è importante. Esatto, bravo. Va bene. Allora... Matte, tu non sei qui a caso solo per parlare delle solite cose, di tutto quello che fai in Ascot, ma ti ho chiamato qui perché tu hai fatto una cosa bellissima, anzi due cose, l'hai fatta per la seconda volta. Sì. Però prima di parlare della tua cosa, io adesso questo è verde, speriamo si veda. Sì, è vero, potrebbero esserci problemi. Potrebbe essere, vediamo. Ah dai, va bene, qualcosina. Qualcosina, sì, qualcosina, no.
Ve lo svelo subito, abbiamo anche una foto, però era più bello così, guarda, se me lo trasparente. Si vedi tu dietro, potresti entrare nella copertina. Bellissimo. Potrei far parte anche la prossima. Nel prossimo, mettimi dentro. La prossima, la tua faccia in primo piano. Però ne parlo dopo di questo, perché lui comunque è anche l'allenatore dei Big Small. Sì. Insieme a Martina, Ivan, Cristian. E Ivan, tre fantastici ragazzi giovani. Bravissimi. Bravissimi, questo lo dici tu, allora mi fido. Mi prendo la responsabilità di quello che dico, bravissimi. Mi fido, ok. E però non fargli troppi complimenti. Allora, non bravissimi, forse bravissimi in futuro. Stanno crescendo, stanno migliorando, perché se gli dopo dici che sono No, mi rimangio quello che ho detto, rimangiato. È anche simpatico, oltre che bravo, è anche simpatico. Qua sono simpatico, poi in campo... però è vero. Anzi, i juniores, perché lui allena anche i juniores, li pastora, li con loro sono meno simpatici. Sicuramente, Però leggici, anzi raccontaci, sì, leggici l'impresa di domenica, perché è stata una bella partita quella di domenica mattina. Sì. E dopo racconti dove siete arrivati con questa squadretta di Big Small, che allora, sta veramente molto bene. Parto leggendo il commento che l'ha di domenica. Scritto? Io, però lo leggo lo stesso. Okay, allora facciamo finta che l'ha scritto qualcuno. Ok, fai finta. Partita insidiosa. Scusatemi, calcio Big Small, abbiamo vinto 2-0, risultato totale 6-2 contro loro. Partita insidiosa per i piccoli biancoazzurri contro un avversario modesto ma pericoloso se sottovalutato. I nostri faticano ad ingranare nel primo tempo e il gol ospite arriva quasi subito. Lo svantaggio sembra caricare però i padroni di casa e il subentrante Lamanuzzi trova il pareggio che riporta la tranquillità. Nel secondo tempo entrano in partita i gemelli Abbadini e la partita prende la piega giusta. Con Manzella lottano su ogni pallone e insieme alle parate di un Supermaini conducono la squadra a una vittoria fondamentale. Nota di merito a Manduca che trova il primo gol nel suo campionato, primo anno che gioca. Grande mentalità, ottimo gioco e consapevolezza, andiamo avanti così. Ma adesso io non so, voi lo chiamate Puma, Manzella è il Puma. Puma, Manzella è il Puma. Grande difensore, ha fatto partita strepitosa. Conosciuto dai più come Puma, ma si chiama Manzella. Che poi prima o poi me lo dovrete spiegare perché lo chiamate il Puma. Puma perché ha la copertura del pallone che ricorda il Puma Emerson, per i più... Per i più studiati, per i più il Puma Emerson, adesso, esatto. Adesso mi torna. Ora ti torna. Rivedi il Puma Emerson in Puma Emerson in Manzella. Alla grande. Grande. No, noi in campionato, in campionato, per rispondere alla domanda di prima, stiamo andando benissimo. Non le abbiamo vinte tutte perché c'è una squadra che le ha vinte tutte, anche le due che ha giocato contro di noi, che è l'Osa. E escluse le due che abbiamo perso contro di loro, abbiamo fatto un pareggio e tutte vinte. Quindi in realtà abbiamo sofferto ben poco, peccato per quelle due partite, soprattutto perché potevamo fare qualcosina in più, soprattutto al ritorno, un pareggio secondo me per come è andata la partita non sarebbe stato rubato, però... Vabbè, comunque sono bambini, poi però succede anche che il fatto che i bambini sono piccoli, hanno 6-7 anni. 6-7, prima, seconda elementare. Capita, sai, la febbriciattola stagionale, certo. No, comunque dal punto di vista di quello che stanno dimostrando abbiamo una crescita esponenziale. Poche squadre ho visto di questo livello, onestamente, nella mia carriera da allenatore. Un gioco veramente ben strutturato, promettono bene. Bello questo. Merito anche suo, piccola parte. Ci lavora tanto con questi bambini e poi li adora e loro adorano lui, questo è importante. Cioè, tra atleta e allenatore c'è la sintonia. Sì, c'è chimica. C'è la chimica e questo è... Assolutamente sì. E come per me con i juniors, almeno, con i top junior, almeno. Secondo me c'è chimica, poi magari per loro non c'è, però... Scrivete nei commenti, top junior, scrivete nei commenti. Tra noi e voi, tra me e voi. Anche la junior, se siete all'ascolto, scrivete. A proposito, la junior, se domani lui non c'è, mi bastono io, quindi state attenti. Ecco, che è peggio di me, più cattivo di me in campo. Ma torniamo a quello che hai fatto tu di bello. Io ve l'ho fatto vedere così in trasparenza prima,
però adesso magari la regia ci manda una foto. Raccontaci che cosa hai combinato, che cosa hai ricombinato. Allora, io ho scritto due libri in realtà. Esatto, sono un due. Primo libro che è uscito ormai un anno e mezzo fa, forse anche due, non mi ricordo precisamente, per bambini decisamente piccoli, quindi scuola dell'infanzia. Quindi per me. Un bimbo piccolo. Ma la storia poteva essere, i giochi sicuramente sì, sono sì, per sì, bambini no, piccoli. Però no, il primo libro l'ho fatto per la scuola dell'infanzia, sulle basi di una motricità che deve essere ben strutturata in quella fase della crescita. Questo libro invece è per bambini di un'età più grande, quindi andiamo dai 6 agli 11 anni, più o meno età della scuola elementare, e parla di una storia, racconta una storia di un ragazzino che come tanti vive e prova a vivere il sogno di diventare un calciatore, di entrare nel mondo del calcio, di scrivere il suo nome nella storia del calcio. Non conoscerti quando ero bambino. non lo so. Però cerca di vivere questo sogno e non vi spoiler ovviamente il finale, che ci mancherebbe, ma è accompagnato da, come nell'altro libro, i miei libri sono accompagnati da un insieme di giochi che contribuiscono a fare la parte pratica. Cioè non c'è solo una storia e dei disegni che accompagnano la storia, ma c'è tutta una parte pratica per poi c'è andare a imparare. Dentro la psicomotricità. Sì. Possiamo dire sì. Diciamo le basi della motricità e le basi del calcio, okay. Assolutamente. Ah, bello. Quindi sono tutti questi giochi simpatici, che delle challenge che vanno poi a comporre un po' la storia anche di una parte pratica. Cioè, capito? Semplice, no? Cioè, io secondo me questo qui è un ottimo libro. Forse libro, visto che noi facciamo fatica a leggere, no? Giusto? Sì, poi nei tempi e contemporanei. E poi soprattutto si fa fatica a far leggere ai bambini qualcosa di diverso dal solito, di quello che gli danno a scuola. Io penso che tu abbia avuto un'idea fantastica, bellissima. Meno trasparente, male. Poi, guarda, ti ringrazio. Guardate, bella trasparente. E quindi è un'idea fantastica. Quindi se qualcuno volesse acquistare il tuo libro, come fa? Lo trovi il link. Ti aiuto io? Sì, sì, dai, aiutami perché adesso. Allora, facciamo così. O scrivete una mail a calcio, info, calcio, chiocciola. Assolutamente. Ascotriante. Stavo dicendo far color. calcio@ascotriante.com o se no, se vuoi dare la tua mail. Sì, potete scrivere a Favole Movimento, scritto tutto attaccato, che tra l'altro è anche la mia pagina Instagram, quindi già che ci sono, portiamoci avanti. La pagina Instagram su cui ci sono tutte le attività, tutte le cose simpatiche per la motricità dei bambini, favolemovimento@gmail.com. Quindi voi scrivete, Matte, vogliamo il tuo libro. Noi ci date il numero di telefono e vi ricontattiamo. Sono qua sempre. Poi quindi. Lui è sempre qua, o se no, se lo vedete in giro per l'oratorio o sul campo da calcio, andate lì. Può capitare che mi vedete in giro. Dal lunedì alla domenica, a parte venerdì. Così, Favole in Movimento. Favole in Movimento, calcio@gmail.com. Perfetto. Però tutto minuscolo, lì è scritto in maiuscolo, ma tutto minuscolo, va bene. Ok. Certo. Dalle 18 in poi comunque lo trovate qua, magari dalle 18 tasca, alle 21:21:30 sono sempre qua, mi segno e ve lo porto. No, riempiti lo zaino. Vado in giro sempre con lo zaino. Che sai mai chi incontri, esatto, dici. Va bene. Cos'è che dicevi press? Organizziamo la sessione di fiamme. Ah, okay. Magari, cioè, ah, esatto, un sogno lontano, se mai arriveranno tante richieste. C'è il bar, adesso il bar dell'oratorio è aperto, un giorno ti metti dietro un tavolo, la gente arriva, si fa firmare il tuo libro. Organizza, con calma. Organizziamo anche questa cosa, mi piace però. Grazie, ringrazio sempre Radio Bianco Azzurro che supporta i miei progetti. Grazie. Niente, Matte, allora io direi che abbiamo detto tutto. Se vuoi, cioè, allora domani c'è la partita dei tuoi juniors, ultima di campionato. Ultima di campionato, come va? Speriamo bene. Va bene. Siamo fiduciosi. Sì. Ma poi domani. Sei fiducioso. Vi accompagno anch'io domani. Ho deciso che vi accompagno anch'io, visto che non ho un cazzo da fare. Siamo fiduciosi.
Meglio della Champions League, oserei dire. Meglio della Champions League. Anzi, se qualcuno invece di vedere la Champions League vuole venire a Ceriano Laghetto. Esatto, volete venire a Ceriano Laghetto, tanto è qua. Qua di fianco, sì. Meglio del divano di casa tua. Allora c'è Varedo, Bovisio, Cesano Maderno, Cogliate e Ceriano Laghetto. Non so se li stai invogliando a venire. No. È vicinissimo. Fa freddo, state a casa. Bene. C'è la Champions League. Esatto, guardatevi la Champions, che bene. Va bene, grazie Matteo. Grazie a te, grazie a tutti. Niente, questo... Me lo porto. Sai mai. Io ce l'ho già, me l'hai già regalato a Natale. Quindi... Il mio regalo di Natale. Esatto, quindi grazie. Grazie a voi. Allora, jingle! Sto mandando un'idea, poi mi sto cacciando. 'Adesso che ci siamo liberati degli ospiti così velocemente, perché dopo cioè mai visto che no, belli perché l'ospite è come il pesce, dopo un po' puzza. No i nostri ospiti no non erano fantastici, dai, due bravi ragazzi, è quello che siamo noi qua in Ascot, loro cioè rispecchiano quello che noi vogliamo, lo spirito che vogliamo trasmettere in Ascot, quello che vogliamo fare, quello che vogliamo essere e quello che vorremmo siano i vostri ragazzi, cioè che siano bravi ragazzi come loro e belli anche. Belli. Siamo tutti belli, cioè basta che tu metti su una cosa blu così e diventi bello. Ah, affascinante. Sì, va bene, andiamo avanti. C'è la settimana della moda, breve, quindi sfidiamo così. Vabbè, dai, andiamo avanti, veloci, che così mandiamo anche i bambini a letto, o quello che è, tutto quanto. No, c'è cosa c'è? E allora ci sarebbe la prima divisione femminile. Va bene, dai, intanto è veloce perché ci sono anche poche foto e c'è il commento del Reda. Ok. Volley in prima divisione femminile, Garbagnate, Milanese contro Ascot 3-0, 30-28, 25-23, 25-13. Il resto lo racconta il nostro inviato speciale Alessandro Reda, Redaelli. Breve e conciso, eh. Non abbiamo accelerato. No, schiacci play, va. Arriva. Vediamo se ti saluta stasera. Ciao Milo, buonasera a te, a Valeria, allo studio, a tutti i nostri ascoltatori e spettatori. Vedrai che mi saluta. Venerdì scorso le nostre ragazze dell'Open Femminile FIBAV sono state ospitate a Garbagnate Monastero dal DF Team. Prima di questa partita c'era la consapevolezza di dover affrontare una partita complicata, però c'era anche parecchia fiducia, soprattutto dopo l'importantissima vittoria per 3-1 del venerdì prima contro Barzagu. Il primo set inizia con un equilibrio fino al sesto punto, poi le avversarie scappano via pian piano fino a portarsi in vantaggio per 17-12. Le nostre però reagiscono e riescono a fare ben 9 punti di fila, quindi a portarsi in vantaggio per 21-17. Le avversarie però, sfortunatamente per noi, contrattaccano e noi facciamo degli errori in ricezione durante le loro battute e grazie a degli aiutini arbitrali le avversarie riescono a riprendersi sul 24-24. Andiamo ad oltranza con noi in vantaggio sempre di un punto, ma perdiamo il set per 30-28. Peccato che si poteva vincere, si poteva. Il secondo set è identico al primo. Finiamo in svantaggio per 12-17, poi rimontiamo, ma nei punti finali succede ancora una volta la svista arbitrale a sfavore nel momento cruciale. A differenza che non andiamo ad oltranza, però comunque le nostre perdono il set per 25-23. Nel terzo set le nostre non hanno più la motivazione giusta, le avversarie galvanizzate dal vantaggio di 2-0 controllano sempre con un buon vantaggio e arrivati a metà set scappano fino a vincere il set per 25-13, vincendo la partita per 3-0. Partita finita male, che però non è stata brutta. Ho visto dei miglioramenti sia in battuta che durante le murate. Sapevamo di affrontare una squadra superiore e più esperta di noi, quindi l'aver perso 3-0 fa male, perché poi due set si potevano vincere, però quando ci sono arbitri che vogliono farti perdere non c'è niente da fare. Può consolarci il fatto che le nostre hanno perso solo 3 punti dalla Vedanese e neanche un punto dalle altre 3, ovvero Meda, Barzago ed Esio. La prossima settimana le nostre ospiteranno Giorno nel tendone. Sarà più dura. Se finirà male, auguriamoci che Casati, Bulciago ed Esio vincano le altre partite contro le avversarie loro in modo secco.
Perché in pratica adesso le nostre sono ottave con un vantaggio di 3 punti sulla Vedanese, 4 su Meda, 7 su Barzago e 10 su Desio. Le nostre hanno un vantaggio di 4 punti sulla zona retrocessione praticamente. Speriamo che se dovesse andare male a noi contro Giono, speriamo che vada male anche da loro. Ovvio che ci auguriamo di poter fare una bella partita noi, cioè noi non dobbiamo sperare più sulle sconfitte avversarie, però diciamo qualora te non puoi vincere le partite, ti auguro che anche i tuoi avversari non le vincano. Spero di essere stato chiaro sul mio discorso. Speriamo che le nostre riusciranno a fare una buona partita venerdì prossimo contro Giona in casa e ti farò sapere nella prossima diretta come sarà finita, ok? Buona serata ancora a tutti. Grazie Ale, grazie, Grazie, intanto no, grazie mille. stavo scrivendo a casa, a tutti a casa che siamo in onda, che poi abbiamo ripristinato tutto, di non andarsene, è tutto a posto adesso, Sì, è giusto? tutto a posto, tutto a posto. Quindi Quindi è tutto, questo. aspetta che finisco, a posto, Sì, no, dico, il bello fare le venerdì cose così in sera l'abbiamo diretta. finito, abbiamo passato il venerdì sera, siamo in ritardo sulla Va scaletta. bene, dai, vai. Allora, Sì. sabato 11 febbraio, partiamo il pomeriggio con il calcio, in trasferta per il derby in Baita. Calcio In baita, derby. under 10, Baita Ascot 4 a 0. A zero. A testa alta, i nostri oggi incontrano una squadra che negli ultimi anni ha spopolato. Nel primo tempo si vedono l'organizzazione, la voglia e la grinta, che mettono in difficoltà i nostri avversari. Ci manca solo finalizzatore. Nel secondo tempo invece molliamo un po' di attenzione sulle marcature difensive e prendiamo due gol, evitabili ma anche meritati dai nostri avversari. Il miglioramento di questa squadra si vede ed è appena cominciato, merito dell'impegno dei nostri piccoli ragazzi. Ora ci alleneremo di più sul fare gol. No problem. No problem, come sempre. Sì. Qui ci sono una serie di foto, Sì, pa sono passate un po' di foto, esatto, dei ecco. ragazzi. Poi Ok. passiamo al volley. Volley, vuoi leggere tu, che hanno Sì, giocato in volley, la casa, la Juniores Juniores. Ascot 3, Virtus Bovisio 0. Si conclude un'altra vittoria, la 14ª di fila. Il girone invernale, che dire, complimenti alle ragazze per l'ottimo risultato conquistato quest'anno, adesso testa la Coppa Plus. E già, queste hanno vinto già il campionato così a mani basse, proprio serene serene. Qui hanno festeggiato Malbor, insomma il loro coach e coso, Carlo. Carlo. Le ragazze felicissime, le ho incontrate in giro per l'oratorio, sono sempre felicissime, sorridenti. Se andate a vedere sempre sulla pagina di Instagram di Radio Biancazzurra vedrete anche il reel dedicato a loro, che c'è scritto la capolista se ne va, loro se la cantano anche se ne va, la capolista se ne va. Ma noi siamo curiosi perché c'è stata una scommessa, no? Che se loro vincevano tutte le partite del girone, non so, Malbo doveva pagare pegno, non ho capito se si faceva biondo, se si razzava zero, se si faceva i capelli color argento. Io ho capito argento, dovremmo vederlo Viola, e chi ha detto argento. viola, chi ha detto Sì. blu, chi ha detto giallo, insomma, qualcosa succederà. Se vedete Malbo diverso dal solito, vuol dire che sta pagando la sua scommessa, quindi Esatto. va bene. Ok, allora non so quando la pagherà, prima o poi la pagherà. Ok, allora andiamo avanti. Volley under 11 Ascot contro Fortes 3-0 e anche l'under 11 vola. Ed ecco che arriva. Abbiamo un video. Ah, ecco il video qua. Questi fogli rosa che tu vedi sventolare sono i fogli per fare i referti Ah, della. ok, saranno di tutte le partite. No, non ti sentiamo. Ci sgridano dalla regia, Ci sgridano, non vi scusate. sentiamo, poi adesso siete lontanissimi, una volta almeno eravate qua, cioè qua di fianco e vi sentivamo, adesso non vi sentiamo, perciò vabbè, pazienza, lì che Beh, si se sbracciano. parlate ci vediamo, Lì così. ci fate, ecco, le manine, noi vediamo. Adesso ti Oh, adesso sì, sei sentiamo, oh, si stava meglio tornato. prima, comunque, quando non vi sentivamo. Però
Perché ci sono i foglietti rosa? Perché quando vinci ti danno? Il referto rosa ti danno. Quando vinci ti danno il referto rosa. Dai, quindi, giura? Il referto di colore diverso, questo mi mancava. Hanno vinto tutte, saranno 14 referti rosa, lo so, li stanno sventolando. Sì, sì. Ah, ok, ora ho capito il senso. Comunque non ti sento ancora in cuffia, va bene. Va bene, andiamo avanti. Possiamo andare avanti adesso con l'Under 11, grazie. Che è senza foto, vai, leggi. Che è senza foto, tra l'altro. Volley Under 11, Ascot contro Fortes, 3-0. Ed ecco che arriva la vittoria delle nostre piccole ascottine. Una bella partita. Devo fare davvero i complimenti di nuovo alle bimbe perché hanno giocato veramente bene e sono state molto brave sia nel fare i tre tocchi, ancora più della scorsa partita, super partita. Sia in battuta, sbagliate davvero poche. Abbiamo fatto il nostro gioco mettendo in difficoltà l'avversario con schiacciate quando l'alzata lo permetteva, con palle corte e lunghe. Un piccolo calo nel secondo set, ma ci siamo riprese bene e lo abbiamo portato a casa. Anche questa volta hanno superato gli obiettivi richiesti da me e Briglio. Il morale è alto e speriamo che possa rimanere così fino alla fine. Sono molto contenta. Avanti così che si migliora sempre di più. E bravi. Brave ragazze, brave piccole. Bravo Briglio, si vede che c'è il tuo zampino in questa squadretta. Sì. No. Non lo so. Facciamogli un complimento sì, anche a Gigi. Sì, poi Gigi da Concorezzo, che non viene più a trovarci, accidenti, esatto, non so dove è finito. Quindi devi farglielo. No, ma scusa, ma il pomeriggio di sabato non ha giocato anche un'altra squadra di grandi, di ragazze, allievi? No? Non lo so, se non abbiamo... Hanno giocato lì allieve, ma non abbiamo il commento, giusto? Non abbiamo il commento. Non lo so, vabbè. Comunque, vabbè. Poi c'era le Mix Ball, che c'è stato Matteo che ci ha raccontato tutto lui. Sì, perché siamo balzati a domenica. Judo, anche lì ci ha raccontato tutto lui. E abbiamo un 120 cose del... Mini volley, sì. Posso leggerlo io questo? Sì, che mi piace leggi, tanto. Leggi. Pensa che volevo girarlo al presidente del CSI, questo commento, talmente che bello, giuro. Sì, sì, ve glielo gireremo. Allora, passiamo al mini volley, che al domenica c'è stato... Sì, è venuto, però volevo girargli il commento. Il commento, che parla anche di lui, no? Del CSI, però volevo girargli il commento che ha scritto Michele, perché era perché bello, parla anche di lui. Sì. Allora, però tanto lui guarda la radio e quindi se lo senti adesso. Allora, mini volley. Domenica c'è stato un concentramento. Concentramento, infatti. 120. 120 è il numero dei bambini che hanno partecipato al nostro raduno di mini volley. 120 sono i decibel che hanno sprigionato dalle loro minute bocche per ben 3 ore nel pomeriggio di domenica 12 febbraio. 120 sono i gradi Fahrenheit raggiunti in palestra nei momenti più caldi dei momenti più caldi degli oltre 24 match disputati. Ah, 120 è anche il numero atomico dell'ubidio, ma questo non c'entra, questo non c'entra. Tanta fatica, ma per me è un risultato, infinita gioia e divertimento degli atleti di domani. Ringraziamento pubblico a tutti coloro che hanno permesso di svolgersi di questo grande evento e doveroso. Vittorio, organizzazione e allestimento. Paola e Simona, reclutamento e merende. Le atlete under 14, arbitri e segnapunti. Davide, sarebbe Malvo, e Andrea, che sarebbe Mario, disallestimento e pulizie. Io forse non ho fatto granché, ma ringrazio lo stesso. Mi ringrazio lo stesso. Ah, il presidente e il CSI ce li vogliamo mettere. Grazie a tutti a nome, mi permetto, di 120 sorrisi che sono usciti ieri sera dalla nostra palestra. Bravo Michele, sì, bravi è stato ragazzi, bellissimo. Bravi bimbi. C'era un via gemelle. Vai di bambini, bambine, tutto il pomeriggio, colori, bellissimo. Video, sì. Abbiamo anche un video, sì. Ce l'ha fatto Manny. Sì, mini video. Beh, ok, bello. Bello, è stata una bella cosa. Pensavo fosse un po' più lungo. No, ma sai perché l'ha fatto lui questo video? Maurizio, perché? Manny, perché? Il mister dell'Under perché 10. Passava di lì. Perché lui passava di lì, è entrato. Siccome sua sorella fa questo di mestiere,
Cioè? Allena. Ah, ok. Allora lui le ha mandato il video e gli ha detto guarda, guarda che bello. E lei ha detto ah, oh, bellissimo, ah, dove okay, sei? Okay. Ok, quindi avevo il video. Allora, passiamo. Mentre qua c'era il concentramento del mini volley, i nostri gloriosi Top Junior varcavano il vialone e andavano a giocare il derby a San Fruttuoso. Il vialone, esatto, andavano a San Fruttuoso. A giocare. Nell'altro oratorio, insomma. Legislatura. Lo leggo io. Sì, allora, sì. Top Junior, Cascine Bovati, Ascot 0-4. Partita a senso unico, fin dalle prime battute. Giochiamo senza mai correre nessun rischio. Prendiamo due traverse e il loro portiere è molto bravo. La sblocchiamo con una punizione magistrale di Paci. Nemmeno Pirlo o Del Piero. Nel secondo tempo, ancora meglio, Denu, Vera e ancora Denu vanno in porta con facilità. Partita chiusa e lasciamo San Fruttuoso con il sorriso stampato in faccia. E non perdetevi i gol martedì sera a RBA. Abbiamo fatto tutti abbiamo i gol. Abbiamo ripreso tutti i gol. No, però volevo fare i complimenti all'oratorio di San Fruttuoso. Certo. Perché hanno reclutato tutti i bambini per fare gli striscioni, soprattutto i papà, perfino il don che faceva il capocurva, erano lì, facevano le coreografie con i cartoncini colorati per fare il tifo. Però c'era. Noi avevamo anche noi la nostra cura, ovvero Pasquale, Francesco e Daniele. E Rosi, papà Rosi con la Sofia. Sì, papà Rosi, poi c'erano le fidanzate. Due fidanzate. Fidanzate di alcuni. Però dalla ragazzi. Foto qua si vede, no? Erano tutti seduti lì a guardare la partita. Sì, composti perché è stata una partita talmente semplice, talmente facile che non c'era nemmeno bisogno di incoraggiare i ragazzi a fare cerimonie. Avevamo comprato anche i fumogeni, non li abbiamo bianchi accesi. Azzurri, ma abbiamo detto, ma no, dai. Terremo per la prossima volta, per la prossima evenienza. Beh, però voglio dire, tu adesso la fai tanto facile. Ah, faccio facile, sì, ho vinto mani basse. Ho capito, quando stavamo andando là c'era l'ansia che si... Si tagliava a fette. La partita era molto sentita, in effetti. Anche perché siamo in 14, siamo andati in 8. Dopo sì, un minuto l'ottavo è stato minuto, male. Dopo un minuto Belli non stava bene, quindi sostituito, quindi abbiamo giocato tutta la partita in 7, ma va bene così. Va bene, quindi va adesso bene. Facciamo vedere i video dei gol, dovrebbero essere in sequenza. Sì, vai. Questo mi sembra un po' il riscaldamento. Ah sì, sì, il primo riscaldamento. Questa è la nostra curva. Ah, questa è la nostra curva. Che era per far vedere campo. L'ambiente, questo bellissimo campo, vedi? Qui c'è l'entrata in campo. Bello da vedere, ma da giocarci un po' meno. Sì, era un po', sì, vabbè, comunque. Era un po' tutto cunette ed ossi. Questa volta non ho nulla da dire sul signor arbitro. Perché a parte che è un arbitro esperto, lo conosco molto bene. Senti che si sente la curva. Ecco, male. Paci. Guarda. Che punizione grande. Gliel'ho chiamata, guarda, gli ho detto Paci. Perché gli ho detto Paci, battilo tu. E infatti avevo ragione. Questo è il secondo, quello che ha fatto Denu quando è uscito. Sì. Noi ci sarà. Sì, sì. Questo è quello di Vera. E poi dovrebbe arrivare l'altro gol di che di con l'aiuto di Vera, con l'aiuto di aiutato. Bellissimo assist. Qui è una triangolazione. Tutti e due. Quindi bravissimi, bravissimi! Bellissime azioni, bellissime giocate, non potevo chiedere di meglio ai miei ragazzi, se fosse sempre così sarebbe una passeggiata, non sarebbe neanche bello se fosse sempre così, per tutto così semplice. Vabbè, comunque è stato un però bel pomeriggio, siamo tornati pomeriggio, belli, sì, felici. Esatto. Quindi, mentre noi giocavamo là, alla stessa ora, qui in Ascot giocava l'Under 11 calcio. L'Under 11, esatto. Ascot Giussano 5-2. Partita sulla carta abbastanza agevole, fatichiamo a trovare il gol, nonostante il dominio pressoché totale. Tiriamo un sacco di volte in porta ma niente, la palla non entra.
Alla fine addirittura subiamo noi il gol dello 0-1 su una disattenzione. Non ci perdiamo d'animo e si ricomincia a macinare gioco. Triangolazioni continue che ci portano a entrare in area avversaria da ogni posizione. Riusciamo finalmente a trovare il gol del pari a fine primo tempo. In apertura di secondo tempo sembriamo finalmente sbloccati e segniamo altre due volte. Ci complichiamo la vita ancora una volta con piccole disattenzioni subendo il 3-2, ma la partita resta saldamente nelle nostre mani, trovando anche il quarto e il quinto gol. Unico rammarico il non aver sfruttato le 1000 occasioni create. Avanti così, pronti per la prossima. Bravi, cucciolotti. Guarda che belle foto che hanno fatto. Prima, cavolo, guarda, prima, guarda lì. Buon gusto prima caffè. Volevo, no, prima c'era Valentino, mi sono dimenticato, volevo fare... La rima con la rima Valentino, con Valentino il panino, mangia un panino, no? Buon gusto caffè. Caffè. Però vedi, hanno fatto la foto esatto. Sotto lì. Un cafferino? Il mio Montecervino. Il mio Montecervino. Ah, buon gusto caffè. Ah, comunque c'è sempre il contest, adesso guardiamo il gol. Vale. Senti mia sorella come grida. Senti, suo figlio grande oggi ha detto, guarda, è una cosa... Bravi ragazzi, dai! Incontenibile. Era incontenibile. È veramente imbarazzante, no? È veramente imbarazzante. Vabbè, ma il calcio fa questi effetti. Sì, vai, l'ha trasformata, infatti, l'ha trasformato la sorella. Esatto. No, stavo dicendo un'altra cosa... Ah, che il contest è sempre valido, se dovete trovare... Sì, le rime, ragazzi, dai! Color e Buon Gusto Caffè, fatelo pure. Chi fa da sé, fa per tre, da Buon Gusto Caffè. Va bene, ok, fa niente. Va bene, dai, andiamo avanti. Allora, calcio under 13. Salute. Scusate. Allora, calcio under 13, Ascot contro Precotto 2-5. Ancora una buonissima prestazione da parte dei ragazzi che lottano senza timore e alla pari per gran parte della gara contro una delle migliori squadre del girone. Testa alla prox, dice Sergio. Io invece colgo l'occasione per ringraziare Maurizio Menni, perché avrei dovuto arbitrarla io, però sono tornato devastato dal derby, devastato nel senso stanco. Mentalmente. Contento, mi fa, ma sì, dai, Melo, dai, vai tranquillo, te la arbitro io che mi diverto. Fossero tutti come lui che vorrebbero sempre arbitrare. Sì, è stato bravo. Il mondo sarebbe molto più facile, sarebbe molto più bello. Volevo vedere se c'erano notizie sulla Champions. No. Vabbè, procediamo, dai, dai. Va bene, procediamo. Quindi dopo l'Under 13 ha giocato la Open Bianca. Ah. Open Bianca, Aurora, 5-2. Mazzetto, tre battoni A, Mazzetto, tre battoni L. Esatto. Dodicesima vittoria consecutiva per la capolista che batte in scioltezza un avversario tutto sommato tosto. Da segnalare il livello qualitativo del nostro calcio, specie nel primo tempo, e il gol da Cineteca allo scadere del nostro capitano che si sblocca dopo aver colpito l'incrocio dei pali su punizione. C'è il video, potete anche togliere il volume. Ciao Bea. Perché Tommy non mi ha detto che era scaduta la mia visita medica, quindi non posso giocare. Vabbè, cioè. Che top. C'è il video. Well, go. Che si stampa sulla traversa. Sì, infatti. E quello che parlava era Edo, che non ha potuto giocare. Non ha potuto giocare perché era scaduto il certificato. Va bene. Capita, però anche tu, Edo, dovresti ricordarti, è una cosa tua, oltre al dirigente. Certo. Allora, e concludiamo con l'Open Azzurra. In trasferta, no? Dopo sì, c'è anche un'altra cosa dalle miste. Allora, calcio San Pio X, Cesano Maderno, Open Azzurra 1-2. Gran prestazione da parte di tutti, a parte aver sbagliato l'orario. Gran prestazione da parte di tutti contro la seconda in classifica. Facciamo 15 minuti di assedio andando vicini al gol in un paio di occasioni che però non riusciamo a concretizzare. Andiamo sotto a fine primo tempo sulla loro unica azione del primo tempo. Vabbè, ma nonostante ciò non ci buttiamo giù. Entriamo nella ripresa con lo stesso piglio del primo e dopo circa 5 minuti Carlo ritrova il pareggio con una zampata di rapina sotto porta deviando un tiro di Di Maro. Continuiamo a pressare, spingere ma...
il gol non arriva. Negli ultimi minuti, brivido per un palo colpito dagli avversari, a circa 4 minuti dal termine, il buon Ramic trova il vantaggio dopo un mischione in aria. Agganciamo così il gruppo di testa andando a meno 4 dalla prima, con una partita da recuperare. Continuiamo così. Infatti, sono messi benissimo anche loro. Sì, sono messi bene anche loro, va bene. Cioè, e va bene. Come diceva qualcuno, che pure per essere il primo anno nella categoria A, se la stanno cavando veramente bene. Esatto, esatto, va bene così. Quindi abbiamo un Open che è alle stelle, l'Open di Bianca che è in categoria B, che praticamente è... Sì, over, è in alto. Okay, sì, e loro che comunque sono in buonissima posizione. Sono lì, con una partita in meno, a meno 4 punti dalla prima, certo. Quindi, quindi teniamo le dita incrociate e speriamo che vada tutto bene da qua alla fine. Okay. Poi ultima gara, quella delle miste, a una CSI, esatto. Miste. Dopo la brutta partita di Binzago, stasera presi i 3 punti a Vanzago, che ci danno i play-off. Rimonta paurosa in classifica, completata e traguardo non prevedibile 3 mesi fa. Ora siamo salvi in A1 e proviamo a fare l'impresa per l'eccellenza. Bravi. Bene, bravi. Bravo Nitro. Bravi. Bravi. Bravi, bravi tutti, bravi noi, bravi gli ospiti che sono stati qua, bravi la regia. Brava la regia, che sono ben che hanno fatto 3. Anche oggi, hanno fatto i salti mortali perché, vabbè. Perché abbiamo girato tutto, sapete, hanno messo a posto tutti i cavi, tutto, cioè, tutte le robe, quindi... quindi qualche aggiustatina ci andava ancora fatta, però ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato a casa la puntata. Grazie a Giorgio, grazie a Mattia, grazie a Pietro, il nostro e giovane. Grazie a tutti quelli che hanno collaborato a Matteo, a Valentino. Nuovo studio, che senti il profumo di pesca. Sì, a Jerry e a Piero. Però potrebbero fare la... Cosa? Non so, tipo YouTube in odorama, che oltre a vedere le immagini si sentono anche gli odori, perché sentireste un profumo di pesca. Okay. Con questa chicca vi auguriamo buonanotte! Buonanotte su tutti i social, tutti. Ciao! You got me so-